con la presa in carico del servizio di igiene urbana da parte dell'azienda per i beni comuni, la raccolta differenziata a Latina è cresciuta di 5 punti percentuali in 3 mesi, passando dal 19% del 1 gennaio al 24% rilevato al 30 marzo. Lo ha confermato il direttore generale di ABC Michele Bernardini, intervenuto nella commissione ambiente presieduta dal consigliere di LBC Dario Bellini, per illustrare il bilancio del primo trimestre di attività dell'azienda e per fare un quadro dell'attuale situazione in termini di gestione del servizio del personale impiegato. L'incremento può apparire lieve, tuttavia mette in luce una decisa inversione di tendenza cui hanno contribuito una comunicazione efficace e le isole ecologiche itineranti per la raccolta degli ingombranti. Per l'acquisto di buona parte dei mezzi necessari al servizio, si dovrà attendere l'approvazione del piano. Si sta invece approntando il bando di gara per l'acquisto di una ventina di portiere e 6 spazzatrici indispensabili fin da ora all'espletamento del servizio. Con l'esposizione solenne del seicentesco busto argenteo, avvenuto sabato scorso nella chiesa di San Pietro a Fondi, inizia la preparazione in vista dei festeggiamenti in onore di San Sotero Papa. Il programma dei festeggiamenti prevedono eventi nella giornata di domenica 22 e lunedì 23 aprile prossimi. Il comune, con il sindaco Salvatore De Meo e l'assessore alla cultura e pubblica istruzione Beniamino Maschietto, unitamente alla locale Pro Loco Fondi, organizzano per il terzo anno le manifestazioni, unitamente alla parrocchia di San Pietro Apostolo, e gli istituti scolastici di Fondi. San Sotero è nato a Fondi ed è stato il 12° Papa della Chiesa Cattolica. Le iniziative si prefiggono di ricordare e promuovere la figura dell'unico pontefice della Chiesa Cattolica nato a Fondi, mettendo in luce attraverso la sua figura il messaggio positivo della carità e della solidarietà, dell'armonia nel rispetto del creato. Nei giorni scorsi Prossedi è stato al centro dell'attenzione per l'evento Da Prossedi a Grenoble, 3 giorni di arte e di grande condivisione che hanno catapultato il delizioso paesino in provincia di Latina ai confini con la Ciociaria alla ribalta della scena culturale europea. L'Accademia delle Belle Arti di Frosinone, con i professori e gli alunni, ha supervisionato il progetto che ha coinvolto i ragazzi dell'Istituto Comprensivo Don Andrea Santoro di Prossedi, dell'Istituto Comprensivo Ceccano 1, e dell'Istituto Comprensivo San Tommaso di Priverno. Soddisfatto il sindaco di Prossedi Angelo Pincivero, gli studenti hanno visitato il nostro paese, hanno approfondito la sua storia e la sua cultura, ma hanno anche fraternizzato tra loro e hanno inserito la loro esperienza in un ambito europeo, ha spiegato il primo cittadino, supportato dal vice sindaco Riccardo Reatini. Insieme, per 3 giorni, abbiamo portato Prossedi al centro d'Europa. Proprio per questa connotazione europea Da Prossedi a Grenoble ha ripercorso per modalità e luoghi, una parte dell'antico sentiero del pittore francese Ernest Ebert e sua moglie Gabrielle Duckerman Ebert, che tra il 1892 e il 1893 soggiornarono nel paese realizzando uno storico reportage sulla vita nella campagna romana e sulle tradizioni contadine, immagini fotografiche e dipinti. Appena tornata dalla Germania, mentre continua l'inarrestabile tour italiano, Chocolat vola nuovamente all'estero, in Francia. Per la 6ª volta, questa deliziosa commedia di successo della compagnia Costellazione, rappresenterà ancora l'Italia in un prestigioso festival europeo, dal prossimo 20 al 22 aprile. L'Estéatropès, è un festival in cui, fin dal 2003, compagnie teatrali internazionali si incontrano nella favolosa cornice del castello di Barjac. In 16 anni. Più di 80 compagnie si sono esibite sulla scena di questo affascinante castello che, per una settimana all'anno, si trasforma in un gigantesco teatro. La compagnia Costellazione, rappresenterà in questa edizione l'Italia, selezionata tra le 7 compagnie internazionali finaliste per il 2018. Il 17 aprile scorso alle ore 8:30 ad Aprilia,
i militari del locale Norm hanno tratto in arresto, nella flagranza di reato, un diciottenne del luogo, il quale sottoposto a controllo alle precedenti ore 3:30, si dava precipitosa fuga a piedi, venendo poco dopo bloccato dai militari operanti che riuscivano ad immobilizzarlo dopo una breve colluttazione, che provocava loro lesioni giudicate guaribili in 4 giorni. La successiva perquisizione personale consentiva di rinvenire 25 grammi di sostanza stupefacenti del tipo cannabis, un bilancino, un coltello e materiale per il confezionamento, il tutto sottoposto a sequestro. L'arrestato è stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari presso la propria abitazione, in attesa della celebrazione del rito direttissimo. È stato presentato martedì mattina il progetto Life Green Change, elaborato dai settori ecologia e ambiente e pianificazione urbanistica della provincia di Latina, riguardante le infrastrutture verdi per il potenziamento della biodiversità dell'Agro Pontino e delle aree rurali maltesi. Contribuire al miglioramento della qualità delle acque nell'Agro Pontino mediante la costruzione di zone umide artificiali e altri sistemi naturali, affinché vi sia una riduzione dell'inquinamento dell'acqua, la prevenzione delle alluvioni, la salvaguardia della biodiversità, il miglioramento della qualità del paesaggio. Le azioni del progetto sono finalizzate alla creazione di un sistema di infrastrutture verdi, ha evidenziato il presidente Giovanni Bernasconi, a partire dalla mappatura e valutazione dei servizi ecosistemici nell'Agro Pontino e nelle aree rurali maltesi, intese a rafforzare lo status di potenzialità. Infatti, i servizi ecosistemici attualmente forniti dalle aree naturali e seminaturali marginali, mal conservate e poco collegate in questa parte della provincia sono piuttosto deboli e debbono essere studiati in modo più dettagliato, tutelati e perfezionati. Voglio ribadire inoltre, ha concluso il presidente Bernasconi, che sui temi della sostenibilità ambientale la provincia continua ad essere in prima fila con costanza e voglia di dare risposte davvero concrete al nostro territorio. L'Istituto Cencelli di Sabaudia conquista il terzo posto al contest finale del progetto alla ricerca dei tesori pontini, promosso dal quotidiano locale Latina Oggi. Domenica, nella cornice del Museo di Piana delle Orme, i bambini rappresentati la scuola primaria hanno dato prova della loro conoscenza del territorio provinciale, conquistando sempre buoni punteggi nell'arco delle prove e dimostrando grande gioco di squadra e spirito di condivisione. Per l'istituto 3.000 euro in buoni spesa per l'acquisto di materiali utili dell'attività didattica. Al progetto hanno partecipato anche i bambini della primaria della Giulio Cesare, conquistando dignitosamente l'11° posto. Per la scuola un buono acquisto di 150 euro. Il sindaco Gervasi ha dichiarato di essere molto soddisfatto del progetto, vorrei complimentarmi con tutti i bambini della nostra città per gli ottimi risultati raggiunti e per aver portato in alto il nome di Sabaudia. Indipendentemente dai posti in classifica, questi momenti servono a rafforzare lo spirito di comunità e a far comprendere ai nostri giovanissimi cittadini quanto sia importante la coesione, anche tra i banchi di scuola. 4 persone sono state denunciate a piede libero per truffa dal commissariato di polizia di Fondi. Le indagini sono partite dopo la denuncia di un cittadino che aveva acquistato 4 cerchi e gomme per la propria auto, pattuendo con il venditore il prezzo di 390 euro e pagando la cifra con un bonifico bancario. La merce però non era mai stata recapitata. Gli accertamenti investigativi hanno permesso di identificare un cittadino originario di Catanzaro, sul conto del quale sono in corso attività. Nel contempo, è stato espletato un accertamento sulla titolarità del numero di telefono indicato intestato ad un cittadino bulgaro di fatto irreperibile. Analoga denuncia è stata sporta da un cittadino di Fondi per aver acquistato, sempre online, una Vespa 50 d'epoca per la somma di 650 euro pagando l'importo tramite bonifico su carta PostePay, ma anche in questo caso il bene non è mai stato consegnato. Le indagini effettuate hanno consentito di individuare la carta fornita e il rispettivo numero di telefono utilizzato, intestati a 2 cittadini di Crotone, entrambi deferiti all'autorità giudiziaria.
Infine, in seguito ad una denuncia di acquisto online di una motozappa per 1.750 euro, mai recapitata all'acquirente, in collaborazione con la squadra mobile di Reggio Emilia è stato possibile individuare un cittadino originario di Lecce ma residente nella città emiliana, a sua volta è indagato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Latina. Il gruppo Under 13 regionale della Latina Basket guidato dall'allenatore Fabio Lico ha giocato la seconda partita della seconda fase del campionato di categoria tra le mura amiche del Vittorio Veneto, dove ha ricevuto la formazione della Pallacanestro Sora. Bellissima prestazione per i giovani nerazzurri, che con una seconda parte di gara giocata a ritmo altissimo, sono riusciti a vincere contro una buona Pallacanestro Sora con il risultato finale di 57 a 51. Il prossimo appuntamento con il gruppo Under 13 regionale è in programma per sabato 21 aprile alle ore 16 sul campo della Virtus Basket Aprilia, in occasione della terza giornata del girone di andata.